Signore, noi ci vediamo questa sera e ci presentiamo davanti a te. Tu ci scrutini e ci conosci. Tu sei tutto di noi. Noi possiamo nasconderci ai nostri occhi e agli occhi degli altri, ma non ai tuoi occhi. Signore, tu ci scruti, sai quello che è dentro di noi. Tu un giorno dicevi, oh Gesù, che stavi attento, perché sapevi quello che c'era nell'uomo. E non avevi bisogno che qualcuno ti dicesse come uno la pensava, perché dentro di te tu sapevi quello che era nell'uomo e tu ti comportavi secondo quello che tu vedevi che era nell'uomo. Gesù, noi non sappiamo quello che è nell'uomo, perché l'uomo vede quello che appare, tu solo scruti le menti e i cuori. Ma ti chiediamo, Signore, questa sera, che la tua luce sia dentro di noi e che ci sia tu dentro il nostro cuore, che la tua parola scenda dentro il nostro cuore e nutrisca la nostra mente, i nostri sentimenti, tutto l'essere nostro. Ti chiediamo, Signore, di dare spazio alla tua parola, perché chi ascolta la tua parola ha la vita. Cioè chi accoglie la tua parola ha la vita, ma chi non accoglie la tua parola non ha la vita. Tu dicesti, la tua parola e i cieli furono fatti. Ogni volta che tu parli, la tua parola, oh Signore, produce l'effetto. Signore, ti chiediamo che la tua parola sia dentro di noi, perché noi abbiamo la vita e tutto quello che tu ci dici attraverso la parola sia effettuato da te nella tua parola. Ecco, fratelli e sorelle, quante volte noi abbiamo ascoltato la parola di Dio, ma non basta ascoltare la parola di Dio. Quando questa parola non viene messa in pratica, possiamo essere così dei buoni ascoltatori della parola, ma la parola deve essere fatta in noi, deve produrre quello che significa. Questa sera vogliamo chiedere al Signore che questa parola dimori dentro di noi e circoli tra di noi. Dimori dentro di noi. Perché? Perché luce la nostra mente. Perché diventa operazione per noi. Ripeto, la parola di Dio, quando mette radice dentro di noi e diventa vita, diventa luce per la nostra mente, per cui noi pensiamo come pensa Dio, abbiamo il pensiero di Cristo ed è la parola che dirige i nostri passi. Quando è la parola dentro di noi, siccome questa parola è operativa, opera tutto, perché tutto in cielo e in terra è stato operato dalla parola,
quando abbiamo questa parola dentro di noi, la nostra operazione è quella di Dio, è quella di Cristo. Proprio Paolo agli Efesini dice che si manifestano in noi le opere di Cristo. La nostra vita è quella di Cristo, ma se noi lasciamo così manifestare, effettuare attraverso l'operazione che compie questa parola, se cioè è la parola che ci porta ad agire, è la parola che realizza quello che noi facciamo, allora noi veramente viviamo dalla parola di Dio. Non siamo più morti, non siamo più morti, perché se la parola di Dio non è quella che ci illumina, non è quella che ci dirige, non è quella che opera in noi, noi siamo dei morti. Diceva Gesù nel Vangelo di oggi, chi accoglie la mia parola ha la vita in se stesso. Ma accogliere significa lasciare che questa parola è viva dentro di noi, eserciti dentro di noi quell'effetto divino che proprio incita la parola. Ed è questa parola, secondo Paolo agli Efesini, che deve circolare in mezzo a noi. Dobbiamo comunicarci la parola di Dio. Deve circolare in mezzo a noi senza mescolanze, perché Dio odia il miscuglio, in tutte le cose odia il miscuglio, ma soprattutto non gradisce ed ha in abominio il miscuglio della sua parola eterna, onnipotente, con parole fragili, vuote, meschine di noi uomini. Non mescoliamo la parola di Dio con parole nostre che possono germinare dentro di noi o ci possono venire dal di fuori. La parola di Dio è una ed è questa parola che deve circolare e ci dobbiamo fare portatori di questa parola, perché come noi viviamo, viva tutta l'assemblea di questa parola. Vivono i nostri fratelli di questa parola, perché dove giunge la parola, giunge la vita. E non sono due vite diverse, è la stessa vita, perché la parola è vita, l'unica vita. Abituiamoci, fratelli e sorelle, a fare circolare la parola di Dio, a cercarla con amore, e quando l'abbiamo trovata, a farla circolare, perché la parola non si arresta, farla circolare, facendo tacere tutte le altre parole che possono inquinare la parola di Dio e ucciderla. È quella purezza della parola di Dio che deve essere tutelata e fatta circolare dentro il nostro gruppo. Un gruppo che vive della parola di Dio è un gruppo vivo, è un gruppo che conserva l'operazione dello Spirito, ma un gruppo che non lascia vivere la parola di Dio, non lascia circolare la parola di Dio, ma surroga alla parola di Dio altre parole, parole umane, parole dettate anche dai ragionamenti umani. Tanto peggio quando è dettata dagli istinti umani, allora questa parola muore come il seme di cui parla il Vangelo ed è buon seminatore, muore e lasciare morire la parola e lasciare morire Dio dentro di noi, quella parola che ci è stata data per vivere nella stessa vita di Dio, noi la lasciamo morire. Chiediamo questa sera al Signore con trepidazione che la parola di Dio
scende dentro di noi. Perché non sempre la parola di Dio può darsi a noi. Verrà un momento, diciamo, sotto, quando gli uomini cercheranno la parola di Dio e non la troveranno. Io manderò la fame, manderò la sete in mezzo agli uomini, non fame di pane né sete di acqua, ma fame e sete della parola di Dio. Gli uomini andranno a destra e a sinistra, la cercheranno e non la troveranno. Eppure noi abbiamo tanta parola di Dio. Che ne abbiamo fatto dalla parola di Dio? Ogni parola di Dio lasciata morire o dentro di noi o nel gruppo è un delitto. È un delitto per noi. Non macchiamoci di questo delitto, fratelli e sorelle, ma con umiltà, con grande umiltà, come la Madonna, accogliamo con le mani a gemelle la parola di Dio, divoriamola, mettiamola dentro il nostro cuore, custodiamola, riscaldiamoci alla parola di Dio, illuminiamoci dalla parola di Dio e facciamone parte i nostri fratelli, perché anch'essi vivono dalla parola di Dio. E se la parola di Dio regna in mezzo a noi, tutto il resto muore. O Signore Gesù, Figlio di Dio, che parli sempre, che ti degni parlare a questa comunità, fa che noi, dovunque troviamo una tua sillaba, la vogliamo. E se riconosciamo che è una tua sillaba, la mettiamo dentro il nostro cuore, perché questa sillaba può darci la vita, può rivoluzionare tutta la nostra vita. Ti chiediamo, Signore Gesù, di non lasciare cadere nessuna delle parole che tu vai dicendo, e ne dici tanto ogni giorno, che nessuna di questa parola si è lasciata cadere. E quando tu ti degni nella tua infinita bontà di darci una parola tua, noi trasaliamo di gioia, perché la tua parola, e in questa parola ci spicchiamo, a questa parola diamo così spazio dentro di noi e fuori di noi. Lode e gloria a te, oh Signore. Noi siamo tutti nel deserto, e nel deserto c'era un solo cibo, quello che scendeva dal cielo, la manna. Quando i nostri padri desiderarono altro cibo, morirono, lebbero le guaglie, e ne morirono tanti e tanti. Quando cominciarono a nausearsi dalla manna, e il Signore mandò altro cibo, morirono. Noi siamo nel deserto e l'unica parola di Dio deve essere il cibo nostro. Non desideriamo altri cibi, non pensiamo alle cipolle di Egitto, e noi pensiamo alle quaglie, ma alziamo gli occhi in alto. E ogni giorno raccogliamo il nostro comer di parola di Dio, fatti di tanti granelli. Cibiamoci unicamente, unicamente, della parola di Dio, perché questo è il cibo nel deserto, come di l'unica acqua dobbiamo bere, quella che scaturisce dalla goccia. Perché se beremo delle altre acque, ci inquineremo. Alle acque amare dovete mettere il legno per addolcirlo, quel legno era Cristo. E lo spirito, l'acqua,
che deve dissetarci. Siamo nel deserto, camminiamo nel deserto, non cerchiamo altri cibi, non cerchiamo altra acqua. Per chi cammina nel deserto, l'unico cibo è la manna, la parola di Dio. L'unica acqua è quella che scaturisce dalla roccia, lo Spirito di Dio. Tutto il resto è inquinamento. E noi ci siamo inquinati. O Signore, ti chiediamo questa sera di comprendere questa parola, che soltanto dobbiamo nutrirci della tua parola, di quella che scende dall'alto, che ogni giorno ognuno di noi raccolga il suo comer per mangiare di questa parola, tanto quanto basta, ma tanto da saziarci. Noi sappiamo che questa parola ha il sapore di tutti i cibi, come dice la Scrittura. Signore, va che ci saziamo, ci abbeveriamo di quest'acqua che scaturisce da te, altrimenti ci inquiniamo. O Signore, riporta questo nostro gruppo alla fame della tua parola, alla sete della tua parola, alla sete del tuo spirito, e soltanto allora rivivrà. Gloria e gloria a te, o Signore. In Giovanni 8, quando scende la parola, facciamo tutti e ascoltiamo la parola. 8:51 dice: in verità vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. Grazie, Signore, perché tu ripeti quello che hai detto tante volte. La tua parola dà la vita. Se noi non ci nutriamo della tua parola, noi siamo dei morti. Grazie, Signore, fa che noi raccogliamo la tua parola, la mettiamo dentro di noi e la mettiamo in pratica, la osserviamo per essere dei viventi. Lode e gloria a te, o Signore. Ecco, Signore, quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. E nel grembo di Maria è diventata carne, e noi ti adoriamo stasera, Padre. Ti adoriamo, Gesù, perché la tua parola è diventata Eucaristia, cibo di vita eterna. Sarei in mezzo a molti popoli come rugiada mandata dal Signore, e come pioggia che cade sull'erba, che non attende nulla dall'uomo e nulla spera dei figli dell'uomo. Signore, noi siamo il resto di Israele. La tua rugiada, Signore, scende su di noi e possiamo anche noi essere rugiada per gli altri. La tua parola, Signore, come dice il 55 di Isaia, è come rugiada, come pioggia che scende dall'alto e irriga. Fa che la tua parola ascoltata da noi sia rugiada per noi e per gli altri. Gloria e gloria a te, oh Signore. Don Matteo, sorgeranno molti falsi profeti e inganneranno molti per il dilagare dell'iniquità, e l'amore di molti si raffredderà, ma chi persevererà fino alla fine sarà salvato, perché questo Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. Grazie, o Signore, di questa parola. Il Padre ti ha mandato a testimoniare, e tu ci mandi ad essere testimoni, ed è su questa parola che noi, Signore, getteremo le reti, che noi ci salveremo, che annunceremo al mondo la salvezza, che è vita per noi, o Signore. Si potrà oscurare il sole, la luna può dare anche, non può dare più luce, ma finirà il pane dell'afflizione, perché tu ci hai restituito il pane della consolazione della vita, ed è questa parola vivente che sei tu, Signore. Lode e gloria a te, o Signore Gesù, benedetto. Signore,
volta gli apostoli erano conteso la barca. La barca ondeggiava, faceva acqua, minacciava di sfasciarsi, minacciava un naufragio, ma tu sorgesti e dicesti una parola: mare, chetati. Vento, non soffiare più. E subito il mare si quietò e il vento cessò, perché la tua parola suonò. Le creature ti obbediscono, Signore, fa che anche noi ti obbediamo, come Pietro aveva lavorato tutta la notte con i suoi cani nella barca. Erano sudati, non ne potevano più, ma non avevano preso nulla. Avevano sondato tutto il mare di Genezaret, ma nulla. I pesci si erano come crisati ed erano stanchi. E Gesù, tu facesti una capatina e dicesti: figlioli, avete del pesce? Tutta la notte, Signore, abbiamo lavorato e non abbiamo preso niente. E tu dicesti: calate le reti a destra. Signore, lo dici tu, nella tua parola lascerò cadere le reti. Furono calate le reti e fu tanta la pescagione che le reti minacciavano di rompersi, tanto che dovette richiamare gli altri, per le altre navi, per aiutarli a tirare le reti sulla barca. La barca quasi affondava per la moltitudine dei pesci. Aveva creduto alla tua parola. Signore, va che noi crediamo alla tua parola. E quando ci sentiamo a disagio, gridiamo a te, domandiamo la tua parola. La tua parola ci indicherà, la tua parola parlerà e noi saremo al sicuro. Gloria e gloria a te, Signore. Signore, ti chiediamo che noi facciamo l'orecchio alla tua parola e la discerniamo dalle tante e tante parole, come le buone pecorelle che sanno ascoltare e cogliere fra le tante voci la voce del loro pastore. Signore, tu diceste: le mie pecorelle ascoltano la mia voce e mi seguono, vengono dietro a me, io li chiamo uno per uno ed essi vengono, perché hanno il verso della mia voce, conoscono all'orecchio la mia parola. E diceva ai farisei: per questo voi non mi ascoltate e le mie parole non vengono ad abitare in mezzo a voi, perché voi non siete miei. Se foste miei, ascoltereste la mia parola. Signore, l'ascolto della tua parola è il segno di appartenenza a te. Chi ti ascolta, chi ti capisce, chi ti coglie nelle tue parole, fra le mille parole, è segno che è tuo. Ma chi non comprende le tue parole, chi non sa cogliere le tue parole, tanto più chi rifiuta le tue parole, o le mette in dubbio, o le giudica, è segno che non è tuo, non ti appartiene. O Signore, noi ti apparteniamo, noi siamo tuoi, siamo stati chiamati con il tuo nome è stato invocato su di noi. Abbiamo ricevuto il tuo spirito, rendici sensibile alla tua parola, Pastore nostro.
perché noi possiamo cogliere ogni minima parola tua, perché ogni parola tua è vita per noi, luce alla mente e forza ai nostri passi. Lode e gloria a te, Signore. Buono, ma se anche il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si salerà? Non serve né per la terra, né per il concime, così li buttano via, che orecchie per intendere, intenda. O Signore, apri le nostre orecchie, perché noi intendiamo quello che tu dici. O Signore, fa che noi non siamo sale scipito. Non c'è cosa più importante e più inutile del sale. Se conserva la sua salsedine, la sua forza conservante, Signore, il sale è utilissimo per noi, ma se perde la sua salsedine o il suo valore causticante, non serve a nulla, lo si butta, neanche per concime è utile, lo si butta via. Così è di noi, Signore. O Signore, fa che non corriamo il rischio di essere emarginati e buttati via. Conserva in noi il sale e la forza del sale, cioè la forza della sapienza. Lode e gloria a te, o Signore. Poco in silenzio, perché il silenzio è d'oro, consente alla parola di Dio di accestire. Avvicinatevi a me per dire questo. Fin dal principio non ho parlato in segreto. Dal momento in cui questo è avvenuto, io sono là. Ora il Signore Dio ha mandato me insieme con il suo Spirito. Dice il Signore tuo Redentore, il Santo di Israele, io sono il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. E qui Isaia 48, 16, 17. Signore, realmente tu non hai parlato in segreto, tu hai parlato in pubblico, tu hai gridato sui tetti, tu hai parlato dal Pergamo, tu sempre hai parlato, Signore, non hai nascosto la tua parola. E tu hai mandato insieme alla tua parola il tuo Spirito. E tu adesso ci dici, io sono il Signore tuo Dio, che ti insegno per il tuo bene, che ti guida per la tua strada. Signore, tu sei il Maestro, fa che noi discepoli ascoltiamo la tua parola. Tu sei colui che guida, fa che noi ci lasciamo guidare da te nel cammino che compiamo quest'oggi e nella nostra vita nel deserto. Tu conosci la strada, Signore, e tu soltanto puoi guidarci. O Signore, fa che noi ti ascoltiamo ogni giorno e fa che noi seguiamo le tue indicazioni, perché siamo sicuri di te. Tu sei la verità e tu sei la vita. Lode e gloria a te, o Signore. Canto numero 369. Con questo inno, la preghiera di questa sera, e facciamo il punto su quello che ci ha detto il Signore. E il Signore ha attirato la nostra attenzione sulla parola, l'importanza della parola di Dio, che è luce, lampada nel nostro cammino, forza per ciascuno di noi. Poi ci ha ricordato che noi siamo nel deserto e non dobbiamo mescolare o desiderare altre parole se non il pane del deserto o l'acqua del deserto. Ci ha invitato a non mescolare
la parola di Dio con le parole degli uomini e a conservare la purezza della parola e ad alimentarci sempre dalla parola del Signore. E così questa parola diventa il cibo quotidiano per noi. Si può fare Eucaristia, oppure può essere parola che risuona le nostre orecchie, parola che suona dentro di noi, ma è sempre la parola che nutre. Lasciamo che sia questa parola a nutrire. E sia questa parola a dirigere i nostri passi, a rincuorarci, a non permettere che noi ci abbattiamo. E quel Signore comanda Pietro, e Pietro obbedisce alla parola del Signore, nella tua parola lascerò cadere le reti, e fa una grande pescagione. Il Signore comanda il vento, comanda il mare di tacere, e il mare obbedisce. Non dobbiamo mai temere quando abbiamo Dio in mezzo a noi che parla, perché il nostro Dio è un Dio che parla. Si tratta piuttosto di ascoltare la sua parola. Il Signore ha chiuso dicendo di prestare ascolto alla parola sua, di metterla in pratica. Noi siamo le pecorelle, Lui è il grande pastore delle anime nostre, è Lui che ci guida. Sappiamo cogliere la sua parola fra le tante parole, sappiamo seguire il nostro pastore per la via per cui ci conduce, nella sicurezza che ci conduce ad pascoli erbosi, freschi, nutrienti, e che ci conduce per la via che porta al cielo. Amen.